Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti nel Cumentone Veneziano, 12ª giornata dei giochi olimpici Rio 2016. Oggi ci parliamo i 100 metri e 100 metri dorso femminile nuoto, perché ho bisogno di medaglie, ragazzi. Adesso facciamo il tutorial però del dorso, che non si sa mai, ragazzi. Sport acquatici. Ti sono in piedi. Cioè, scusate se sto registrando solo le Olimpiadi, ma mi stanno... Cioè, con solo le Olimpiadi non capisco più un cazzo. Ok, tutorial. Vabbè, solito qua. Ah, ok, quindi uno alla volta. Ok, dai. Come lì, stile libero, solo che al contrario. Perfetto, perfetto, comendino. La nostra Letizia Alvarez. Buono, buono, vabbè, continuiamo il tutorial qua perché erano i morti tai, cazzo, però. Infatti mi sto guardando un sacco di video di Formula 1 16, non riesco a giocare a nessun gioco di guida perché ho bisogno di Formula 1 16, io chiedo perdono con GP4, tutto, F1 Challenge. Vai, qualification. Vai! E si parte, ragazzi, per le qualificazioni alla finale del centro dorso. Vai, Cumendino. Vai, Cume. Bravo, Cume. Stiamo girando alla grande. First class, Cume. First class. Regalami l'oro, Cume. Dai, Cume, regalaci l'oro. No! Malissimo qua il Cume. Non perde posizioni, però ha rallentato molto. Dai, cazzo. Dai. Yes. Grandissimo oro brasiliano. Grande Cume, il piccolo Cume, cioè. World class, Cume, world class. E andiamo in finale del 100 metri dorso. Perfetto, perfetto. E adesso ci spariamo i 100 metri di velocità, che sono abbastanza impossibili, raga. Sono abbastanza impossibili, Fei. Vai. Marks. Set. Partenza di merda. Dai Cume, stiamo andando meglio. Buono, la qualifica c'è, tranquilla. No, quarto in realtà di pochissimo, mamma mia Cume. L'ho rischiata, Però ci qualifichiamo per poco. Andiamo alle finali per l'oro olimpico nei 100 dorso, yes. Vai. Siamo i strafavoriti. Concentration. Vai. Vai, Cume. Non siamo partiti bene. Siamo fuori medaglie per il momento. Mamma mia. Secondi. Buono, secondi, solo gli States davanti, ma di pochissimo. Siamo primi adesso. Non è che siamo in prima posizione, dai Cume. Regalami l'oro, non possiamo perdere con gli States. Siamo terzi, incredibile. Crollo brasiliano. Terzo posto, non ci voglio credere. Stiamo buttando via un oro. Stiamo buttando via l'oro, non ci credo. Meno male che non ha vinto gli Stati Uniti, ma
Terzo posto, vergognoso. Queste sono le Olimpiadi Cumandiane. Pazzesco, i colpi di scena ci sono sempre nelle serie del Cume. It's incredible. Beh, 7, 6, tutte a 1, incredibile ragazzi, incredibile il medagliere, mai visto una cosa del genere. Si sono spartite tutte le altre nazioni loro, pazzesco Cume, pazzesco, incredible. Nella tipica pronuncia cumandiana. 100 metri maschili, favorita chiaramente la Giamaica. Vai Cume, almeno una medaglietta, almeno una medaglietta, almeno una medaglietta. Non arriva, non arriva, forse sì, forse sì, forse sì, no. La Giamaica è incredibilmente fuori da tutto, pazzesco. E vincono gli Stati Uniti, Dio Cristo. Giamaica addirittura quinta, Stati Uniti primi nel medagliere, pazzesco ragazzi. Incredibile, incredibile, porca troia. Giornata numero 13. Kayak e canottaggio. Porca troia però. Un Cume mi ha beffato così nel nuoto, non me l'aspettavo. Questo è difficile. Tutorial. Questo per andare più veloce. Ok. Ah, qua devo girarmi. Mamma mia, sarà duri. No, sarà durissima qua. No, non l'ho neanche preso oltretutto bene. Mamma mia, sarà veramente impossibile. Speriamo bene. Miguel Guimarães. Vai Cume. Vai Cumendino. Oddio. Buono. Mamma mia ragazzi. Mamma mia. L'è dura Beppe, l'è abbastanza dura. Vai. Buono. Siamo primi per il momento. No! L'ho saltata. Dio. Dio Christiansen. Aia. Ho saltato una porta. Dio Cristo. Un'altra dove? E ciao. Ragazzi è difficilissimo. Non ero primo comunque. Mamma mia. Saltata anche questa. Basta. No ragazzi, questa disciplina è alquanto dura. No, no, niente. Niente, è andata ragazzi, è andata. No, ho saltato anche... No, ma fa fanculo. Disastro puro. Lo sapevo che questa non era una disciplina per me. Male. Molto, molto male. Settimo posto, purtroppo. Adesso c'è il canottaggio. La disciplina di canoa non mi sono mai piaciute. A livello di gioco, a livello olimpico sono bellissime. No, ho sbagliato. No, ok. Tutorial. Non penso così. Allora, così.
Ah, ok, con due accelero. Mamma mia, sarà durissima. Sarà durissima, raga. Sarà molto dura, eh. Ok. Vai. E vediamo come andiamo. No, non stiamo andando molto. Mamma mia. No, ho sbagliato. No, queste non sono le mie discipline, raga. Queste purtroppo non sono le mie discipline. Mamma, che disastro. Mamma mia, che disastro. Dai, come? Cerca di recuperare qualcosa. No. Sesti comunque. No, ultimi siamo, sì. Sono sei. Niente, mi dispiace, ragazzi. Queste discipline non sono le mie. O non ho visto bene il tutorial. O non lo so. Mamma mia, che disastro. Un disastro assoluto per il piccolo Kume. Non siamo qualificati in nessuna disciplina, bene. Mamma mia, ma proprio indietrissimo. Scusate ragazzi, dopo la canoa abbiamo capito che non è la disciplina kumendiana. Disastro puro per il Kume, che arriva con un ritardo disarmante. Male. Qua perdiamo tanto per le Olimpiadi e per il medagliere. Un Kume molto depresso. Finisce male le Olimpiadi, Dio Cristo. Ok. Giornata 14. Volteggio e tennis. Raga, a sto punto ci rispariamo nel prossimo video, che penso sia l'ultima giornata. Facciamo un resoconto del medagliere con Stati Uniti 7-3-2, Brasile 7-1-4, Francia, no, Francia 2-1 per la Francia, però risulta quarta, in realtà è terza. Cina 1-2-2, 1-2-1, tutte le altre. L'Italia purtroppo, vediamo. Italia veramente neanche una medaglia, incredibile disastro italiano, deve prendere alcune. Intrago sotto il comodore veneziano, stiamo rischiando di perdere le Olimpiadi. Ciao!